Assessore Cappellini, il territorio di Cremona, da cui lei proviene, è ricco di iniziative di ogni genere, dal culturale al gastronomico, artistico e quant'altro. Sì, diciamo che sono qui in duplice veste come assessore, ma anche come cittadina della provincia di Cremona, quindi per me è una soddisfazione ospitare qui in regione, nel Palazzo Pirelli, questa importante iniziativa, una festa che durerà parecchi giorni, molti di più rispetto alle precedenti edizioni, e che coniugherà tutte le eccellenze del territorio. Si parlerà, sarà dato ampio spazio anche a eventi culturali legati alla liuteria, all'aspetto gastronomico che è un'eccellenza della provincia di Cremona, perché il torrone è un simbolo, diciamo, del nostro territorio, quindi tutta una serie di eventi anche culturali a 360 gradi. La considerazione che iniziative come queste, feste, fiere, sono una grande occasione di promuovere il nostro territorio, tanto più quando hanno una schietta connotazione che caratterizza l'identità locale. È vero, come si diceva all'inizio, che il torrone è il simbolo di Cremona per eccellenza e non solo sotto l'aspetto gastronomico. Una grande occasione per promuovere il territorio, per promuovere le sue eccellenze di ogni tipo, quelle gastronomiche appunto, ma anche quelle turistiche, quelle paesaggistiche, quelle culturali, quelle artigianali. È intorno a questi eventi che si generano flussi di turismo, flussi di visitatori importanti. Ed è in occasione di questi eventi che si mette un po' alla prova, non solo tutta la nostra attrattività, ma anche la capacità ricettiva del nostro territorio e, in ultima analisi, la nostra capacità di rendere servizi e di dimostrare un'accoglienza di alta qualità. Ancora una volta un tema come quello dell'identità alimentare e gastronomica di un territorio che diventa al centro di un'iniziativa, il centro vero, nevralgico di un'iniziativa che è a metà tra il ludico e il commerciale e quindi di fatto che ha valenza economica. È un'iniziativa che merita di essere valutata con attenzione perché sta riscuotendo un successo enorme intorno ad un prodotto che è sempre meno un prodotto di nicchia e sempre più un prodotto internazionale. Ovviamente anche stavolta c'è il tema dell'identità culturale e gastronomica della Lombardia in ballo e spero che questa cosa, il fatto che io sostenga che si tratta del migliore dei torroni, non scateni anche in questo caso le ire di qualcuno che si sente discriminato. Noi abbiamo prodotti di grande eccellenza, vogliamo continuare a portare in giro per il mondo, partiamo da Cremona che è il cuore della produzione di un prodotto storico. Assessore Bolognini, anche la provincia di Milano protagonista per quanto riguarda la festa del torrone di Cremona, un evento molto importante dal punto di vista gastronomico ma anche soprattutto culturale per il territorio lombardo. Assolutamente sì, con una serie di eventi attraverso prodotti tipici, il primario è proprio il torrone che verrà valorizzato nei ristoranti tradizionali di Milano, attraverso un corteo storico, attraverso tante iniziative faremo cassa di risonanza alla manifestazione cremonese in modo tale che anche i milanesi la possano scoprire e gustare e vadano a Cremona, una manifestazione molto importante che come provincia di Milano anche quest'anno sosteniamo. La provincia di Milano, la città di Milano possono fare altrettanto per quanto riguarda alcuni prodotti come il panettone, come citava in conferenza stampa. Sì, ho lanciato l'idea della festa del panettone a Milano, visto che Cremona fanno questa festa da tanti anni così bene, dove attraverso la valorizzazione di un prodotto tipico, il torrone, danno vita veramente a mille eventi che fanno vivere la città in maniera positiva, valorizzando tante eccellenze, non solo il torrone, abbiamo parlato degli Stradivari, dei violini, di tante altre cose belle che ci sono a Cremona. Perché no, Milano, che di solito è più avanti degli altri, è più importante, può copiare da qualcheduno, magari fare meglio attraverso un prodotto tipico altrettanto importante che è il panettone, che qui può avere mille valorizzazioni esattamente come il torrone attraverso questa festa a Cremona.